Abbiamo un livello di allerta elevatissimo, benché non abbiamo nessuna traccia concreta di un segnale specifico organizzativo di un eventuale attentato. Il livello di allerta è elevatissimo, abbiamo rafforzato le misure di protezione nei confronti di obiettivi sensibili, in primo luogo degli interessi francesi in Italia, ma anche ad obiettivi ebraici, obiettivi americani. I nostri obiettivi sensibili sono tutti presidiati, stiamo dando il meglio di noi stessi. Noi siamo il paese che ha l'onore e il privilegio di ospitare il Santo Padre, siamo parte di una coalizione internazionale. In Europa il livello di cooperazione, di collaborazione è notevolissimo, e questo non riesce però a scongiurare attentati di questo genere. Segnalo... Mi scusi, quando lei dice massimo stato di allarme, non abbiamo informazioni precise su possibilità di attentati, ma se avete fatto il massimo di allarme è perché mettete nel conto che possano succedere? Perché dal punto di vista dell'analisi, noi siamo parte di una coalizione internazionale che combatte il terrorismo, e lo siamo dal 2001. Noi siamo il paese che ospita il Papa. Più volte nei richiami dell'autoproclamato califfo, che non è il leader presuntivamente nel caso di Al-Qaeda. Questi dovrebbero essere di Al-Qaeda. Appunto, perché dovrebbero essere di Al-Qaeda, ma nel caso dei proclami dell'autoproclamato califfo si fa esplicito riferimento a Roma. Siamo parte di un Occidente, che è un Occidente che è schierato in campo contro alcuni estremismi e contro una serie di vicende che è inutile tornare qui a ribadire, quindi dal punto di vista dell'analisi noi siamo parte di una area del mondo che può essere destinataria di bersagli. Noi non possiamo sottovalutare alcun elemento, neanche quello apparentemente più irrilevante. Ecco perché il nostro livello di allerta è elevatissimo. Segnalo poi che le modalità fredde con cui queste bestie hanno realizzato il loro crimine. Adesso nel fermo immagine dietro di lei c'è il colpo di grazia a un poliziotto che è per terra e che era già ferito. Quello lì è esattamente il colpo di grazia che è stato inferto con freddezza, tornando indietro uno degli attentatori. Era dall'altra parte della strada, si è riposizionato lì e ha dato il colpo di grazia a quel poliziotto. La modalità professionale da comando, lo accennava lei in premessa, a differenza degli attentatori delle Torri Gemelle, non hanno messo programmaticamente nel conto di morire, non hanno fatto i martiri, ma evidentemente sono parte di una organizzazione che ha studiato questo attentato e lo ha realizzato con professionalità. Francese, perché questi parlavano, almeno così appare, parlavano in francese. E quindi è una prova ulteriore, non voglio dilungarmi in riflessioni diciamo sociologiche o filosofiche, però se è vero che parlavano in francese si tratta probabilmente di seconda generazione di immigrati e probabilmente si tratta di soggetti che rifiutano la civiltà occidentale e anzi si contrappongono con questa violenza da bestie.